Aldo Busi e la crisi editoriale. Il grande scrittore Aldo Busi, con i suoi grandi romanzi, da tanti anni è scomparso dalle televisioni. Prima era sempre presente nei talk show televisivi. Aldo Busi, grande scrittore, l'autore della celeberrima opera Seminario per la gioventù, Seminario sulla gioventù, un capolavoro pubblicato da Adelphi. Ora è scomparso perché Aldo Busi aveva scritto la sua ultima opera intitolata Seminario per il post mortem, seminario, sì, proprio così, seminario sul post mortem, seminario sul post mortem, un'opera molto voluminosa, eh. Che ci siano circa 1.000 pagine. E allora pare che questa ultima opera di Aldo Busi, Seminario sul post-mortem, non lo voglia pubblicare nessun editore. E questo mio video è intitolato Aldo Busi e la crisi editoriale. Perché c'è una crisi editoriale, cioè anche i grandi editori fanno fatica ad arrivare alla fine del mese. E il titolo, Seminario sul post mortem, non è un titolo accattivante. Perché quando c'è la parola morte, post mortem, uno il libro non lo compra. Oggi gli editori preferiscono pubblicare l'autobiografia di una qualche attricetta televisiva, o di un personaggio televisivo, di un personaggio sportivo, non un'opera monumentale intitolata Seminario sul post mortem. E circa Aldo Busi, io vi posso dire che quando fui preside di licei classici e scientifici, perché tale io fui, quando i professori e professoresse di materie letterarie mi dicevano che l'opera di Carlo Busi, di Aldo Busi, Seminario per la gioventù, Seminario sulla gioventù, era un capolavoro e lo facevano leggere e commentare in classe ai loro studenti e alle loro studentesse. Un capolavoro. Aldo Busi. Ma una cosa è il titolo Seminario per la gioventù, sulla gioventù, e un'altra cosa è il titolo Seminario sulla post-mortem. Circa Aldo Busi, io Aldo Busi l'ho conosciuto personalmente, tu non te lo puoi ricordare Aldo Busi, ma io ti ho conosciuto personalmente, tu non ti puoi ricordare, non ti puoi ricordare. Ciò avvenne nel 1995-96 a Roma, in una grandissima libreria nei pressi del Piazza Venezia. Pare che fosse Piazza Santissimi Apostoli, mi pare, la libreria. Era una libreria nei pressi di Piazza Venezia. 1994, 95, 96. Era piena, perché allora erano piene le librerie. Io stavo davanti al banco, e tu stavi dietro di me.
Io tenevo tra le mani, è il mio primo romanzo, intitolato L'errore del Vaticano, pubblicato da 900 Rizzoli, casa editrice 900 Rizzoli, perché allora la casa editrice 900 di Palermo era legata alla casa editrice Rizzoli. Lo tenevo in mano e avevo un Montgomery blu scuro, sembrava quasi nero, e tu che stavi dietro di me a Dobusi, con voce molto gentile, soave, mi chiedesti: scusi, ma lei è un prete? Io mi girai, ti riconobbi subito a Dobusi. E dissi: no, non sono un prete. Allora tu mi facesti la seconda domanda, mi dicesti: ma il libro che lei ha in mano? Sì, perché avevo chiesto una copia delle Rose del Vaticano. Ma il libro che lei ha in mano lo ha scritto lei? Sì, l'ho scritto io, le Rose del Vaticano. Sì, che poi le Rose del Vaticano diventato La Lama e la Rosa, ripubblicato da Hachette, venduto 50.000 copie. Tu hai guardato la casa editrice 900 Rizzoli di Domitilla Alessi, la casa editrice 900 stava a Palermo, e mi dicesti: la casa editrice 900 di Palermo è migliore della casa editrice Sellerio di Palermo. Mi dicesti così. E io sono rimasto con questo ricordo, Aldo Busi, di te, persona estremamente gentile. Cambia il titolo. Cambia il titolo alla tua ultima opera, Seminario per Postmortem. Cambia, va bene, Aldobusi. A te, Aldobusi, a tutti voi, tanti cari saluti da tutte le opere di Serafino Massoni.